E adesso diamo spazio a due cori e una banda, tutti quanti insieme. E cominciamo a presentare e ad accogliere con un grande applauso la corale Giaveno in canto. La corale è nata nei primi mesi del 2014 a Giaveno, dall'entusiasmo di alcuni amici desiderosi di dar vita ad una realtà corale stabile, in grado di attrarre voci nuove e di attuare un programma di ampio respiro. Sotto la guida del fondatore, nonché direttore Beppe Manera, un bel applauso. E con la presidenza affidata a Paola Gatti, l'obiettivo del gruppo era ed è ancora quello di approfondire un repertorio classico e non solo, che la corale desidera portare anche al di là del territorio di nascita, convinta che il valore del canto corale come realizzazione di persone che operano per un obiettivo comune meriti di essere diffuso il più possibile. Nella corale sono presenti persone della più ampia estrazione musicale, alcune con una certa esperienza in cori e in gruppi musicali, alcuni erano già attivi in cantorie parrocchiali, altri invece non avevano mai cantato in gruppo, ma tutti man mano si sono bene inseriti. E così nel giro di alcuni mesi la corale è arrivata a contare più di 40 persone. E si è creato così un bel gruppo di amici che hanno il piacere di ritrovarsi insieme a cantare, divertendosi e divertendo gli altri. La corale ha debuttato nel concerto di Natale del 2014, tenuto nella chiesa di San Lorenzo a Giaveno, accompagnati dal quintetto di ottoni San Lombas Brassi. Nel 2015 è stato preparato un concerto dal titolo Da Frisina a Dean, viaggio nella musica sacra con due maestri contemporanei, che voleva presentare due modi diversi di attualizzare la musica sacra. Nel 2016 hanno cantato più volte nella Bassa Valle di Susa e poi in Torino. Sempre nel 2016 il repertorio è stato ampliato con canti moderni, tra cui alcuni di Leonard Cohen e di Fabrizio De André, e con corali di autori classici. Tra questi ultimi citiamo in particolare Bach e Handel. Nel 2017 sono andati per la prima volta all'estero, in Francia, nel comune di Saint-Jean-de-Maurienne, gemellato con la città di Giaveno, dove hanno cantato insieme a cori del luogo, rinnovando l'impegno l'anno successivo. Ma l'esperienza più significativa del 2017 è stato il concerto tenuto nella Borgata Maddalena di Giaveno insieme a Michel Garnier e a Pacou, professionisti francesi di livello internazionale. Un bel applauso e poi... Spendiamo adesso due parole per un altro grande coro, il coro polifonico Astense. Questo è il più vecchio come nascita, si è formato nel corso del 1996 e si tratta di un'associazione musicale con sede in Nasti che è da anni in prima linea sul palcoscenico della vita culturale della città, tanto da ricevere nel maggio del 2008 dal comune di Asti l'onorificenza dell'ordine di San Secondo. È composto da circa 40 elementi e attualmente è diretto dal maestro Gianluca Fasano.
la presidente e la professoressa Marcella Cairo. Il coro ha operato la scelta di non specializzarsi in un particolare tipo di repertorio, ma ha preferito sperimentare generi diversi, dal barocco a Mozart, dal repertorio romantico e post-romantico a quello simbolista, dalle pagine operistiche alla musica contemporanea. Le esecuzioni e le incisioni del coro sono ormai numerose, con concerti tenuti in diverse località italiane ed estere. Inoltre il coro ha al suo attivo l'incisione di un CD monografico dedicato alle musiche del compositore contemporaneo di musica sacra Sergio Marzano. Ha collaborato con la poetessa Alda Merini e il cantautore Giovanni Muti, con i quali ha partecipato all'esecuzione del Poema della Croce in varie località italiane, debuttando nella rappresentazione tenutasi il 13 ottobre 2006 nel Duomo di Milano. Nel settembre 2010 ad Alba è stato scelto e premiato tra i 3 cori finalisti segnalati tra circa 60 gruppi corali nell'ambito della rassegna Festival della Coralità Piemontese, organizzato dall'Associazione Cori Piemontesi. Ha altresì collaborato con l'Orchestra Sinfonica di Asti, con l'Istituto Diocesano Liturgico Musicale della Diocesi di Asti, con l'Associazione Musicale Mandolinistica Pagnati di Asti, con l'Orchestra Femminile Alma, con l'Orchestra Città di Rivarolo e con l'Orchestra da Camera Felice De Giardini. Felici e particolarmente ricche di esperienze positive, le collaborazioni e i concerti tenuti con realtà corali e orchestrali europee delle città gemellate con Asti, Valence e Bibera. Nel 2017 il coro ha partecipato al Festival Corale Internazionale di Legnano. Nel 2018 i momenti culminanti sono stati la partecipazione alla prestigiosa rassegna torinese Laudes Pascales e il tradizionale concerto natalizio nella chiesa di San Pietro in Asti. È stato poi significativo il concerto del gemellaggio eseguito pochi mesi fa in Asti e poi replicato a Bibera, che ha visto come attori, oltre al polifonico, il coro tedesco Evangelische Kantorei e la banda musicale comunale di Portacomaro d'Asti per eseguire la Missa Brevis del compositore olandese contemporaneo Jacob de Haan, che verrà replicata proprio quest'oggi. Il coro polifonico Astensi. Allora, tutti insieme ci faranno ascoltare appunto la Missa Brevis scritta da Jacob de Haan, compositore contemporaneo olandese, autore di brani per banda ed orchestra e a fiati. Il brano percorre banda ed è stato commissionato per celebrare il millennio della nascita di Papa Leone IX in Francia. La direzione è affidata al maestro Gianluca Fasano. Il maestro Gianluca Fasano è diplomato in musica corale e direzione di coro, composizione e direzione d'orchestra. Si è perfezionato in canto con Carlo De Bortoli e Gianni Zanetti e canta regolarmente come solista in numerosi concerti in varie località del Piemonte e della Lombardia, esibendosi nel repertorio barocco, cameristico e lirico. Il maestro Gianluca Fasano.